perché poi alla fine la resa dei conti arriva e le valchirie sono ad annunciarlo. E d'altronde, per un governo che eh, mette un DJ al Ministero della Giustizia, uno storico al MEF, un avvocato del popolo a premier <ride> è, è normale no dunque allora eh, qui eh, questa volta parliamo eh, parliamo della cassa integrazione e, e qui ci sono un sacco di casini e questa è una <coughs> è una, un decreto che è stato scritto in un mese e mezzo che ancora <coughs> soltanto oggi è stato pubblicato in Gazzetta e che insomma praticamente è una presa per il culo, una presa per il culo perché bisogna usare i termini termini che siano diciamo, inconfondibili, che non generino eh, dubbi o cose varie. E come avete visto, stavolta ho preso il fatto quotidiano a testimone, eh, che di questi asini al governo è un sostenitore. E allora qui ci dice che il testo approvato dalla gazzetta ufficiale una settimana dal varo dispone che le aziende potranno chiedere altre 5 settimane di ammortizzatori entro il 30 agosto e le successive 4 solo dal 1 settembre. L'esperto dice che chi ha iniziato la cassa a marzo finirà la proroga a metà giugno e poi dovrà attendere tutta l'estate. Ora tenete presente che viene confermata la premessa di una svolta sulla cassa integrazione interroga che che verrà richiesta direttamente all'Inps e non alle Regioni entro 15 giorni e potrà anticipare il 40% della somma dovuta ecco questo è il popolo bue, lo deve capire non è che ti danno, ti danno l'80% del salario che prendevi no, ti danno un anticipo del 40% allora, passiamo oltre allora il buco rischia di aprirsi a metà giugno, quando molte aziende finiranno le settimane di cassa e dovranno attendere settembre, settembre per chiederne altre. Il testo contiene poi come previsto la, la proroga del divieto di licenziare che si allunga a 5 mesi, a far da 17 marzo. Quindi, non puoi, non puoi licenziare. Non, puoi, non puoi, eh, puoi fare la richiesta, ma eh, a settembre la puoi fare eh, e nel frattempo li devi pagare. Eh, vabbè. Il Maxi Provvedimento, 266 articoli, riguarda 7, milioni, 7 eh, milioni e 200 persone. Eh, già hanno speso 3 miliardi. Ma come avranno fatto non lo so perché tanti dicono che non gli è arrivato nulla. E hanno fatto fuori anche il bonus. Befana. Per cui pagate in contanti, non andate a monete elettroniche perché tanto poi dopo non avrete nessun, nessun beneficio. Eh, il trattamento, una cosa e un'altra. Quelle incagliate. allora La proroga prevede altre 5 settimane. Dice l'esperto possano essere chieste entro il 30 agosto e quattro le successive quattro dal 1 settembre al 31 ottobre la stragrande maggioranza delle aziende che ha iniziato la cura a marzo la cassa a marzo ha finito le prime nove settimane già ora chiedendone subito altre cinque finirà anche quelle dopo la metà di giugno e a quel punto rimarrà secco perché per la nuova domanda si dovrà attendere Settembre. Nel frattempo i licenziamenti sono, ingiusti, sono giustamente bloccati. Per cui l'impresa, anche se fosse alle prese con un forte calo di fatturato dovrà pagare i dipendenti con le forze proprie. Ah, vabbè. Ehm, dunque, eh, eh, qui poi si parla delle lentezze. No? ad oggi meno di 200.000 beneficiari sono stati pagati. Come l'hanno fatto? Vabbè, 200.000, 3 miliardi, sì, vabbè. Verifica dei limiti di spesa e tutto il rischio di, nuovo, di nuovi ritardi. A conto, non prima di luglio, l'avvio della nuova procedura sarà peraltro tutt'altro che rapido. Prima, entro 15 giorni, va emanato un decreto interministeriale di lavoro ed economia, cioè del, eh, perché, siccome ci stanno a combattere da un mese e mezzo, il decreto interministeriale ancora non è pronto. E poi bisognerà aspettare 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le molte aziende, dice eh, l'esperto consulente del lavoro Enzo Da Fusco, hanno già terminato le vecchie 9 settimane, non potranno presentare la domanda prima di fine giugno. Non è difficile prevedere che il pagamento del solo acconto, il 40% delle prime 5 settimane, non arriverà prima di metà luglio. Quindi mi raccomando, state bene in apnea. Quindi i lavoratori anche con questa nuova procedura dovranno attendere due mesi prima di vedere una parte dei soldi della cassa integrazione. Poi, dice però, eh, ci sono i prestiti del fondo Sure. Sì, a parte che fondo Sure è debiti, debiti. Lo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione dello stato di emergenza, che insieme ai prestiti BEI e MES fa parte di un primo pacchetto approvato dall'Eurogruppo e dai leader europei. Viene stanziato per ora un miliardo come controgaranzia per consentire la partecipazione dell'Italia sia al Fondo di garanzia paneuropeo della Banca Europea degli investimenti, sia al SURE. Quindi, intanto, anticipa un miliardo. Ecco. Questo ultimo ha a disposizione 100 miliardi da concedere agli Stati membri che siano interessati a prestiti a condizioni favorevoli e bassi tassi, prestiti, quindi debiti. debiti. Oh, eh, dunque, qualora l'Italia optasse per la stivola dell'accordo, garantirebbe rischi per un ammontare pari a 3,184 miliardi di euro. Ecco qua, allora quando voi sentite i rappresentanti del governo che si sbracciano l'aiuto che ci dà l'Europa e tutte queste cose, ecco, tenete, presente, tenete presente queste paginette de, del fatto quotidiano, che insomma non è, non è la verità, non è il tempo, non è, non è un giornalaccio di centrodestra, è la verità eh, della sinistra. Tenete presente un'altra cosa, io da quant'è che vi dico attenzione, attenzione con i debiti, non vi indebitate, non vi indebitate perché prima o poi, prima o poi uscirà fuori la sorpresa. Allora, a parte, a parte gli imbecilli che vanno in giro, no? io stamattina ho fatto un giro qui a Fraschiati, davanti eh, proprio all'angolo all del salumificio Castelli c'erano due tizi, due, due, un cinquantino, un quarantino, eh, che stavano lì, parlavano fra di loro senza mascherine, senza mascherine, tranquillamente a una distanza di 20 cm, cioè erano due maschi, se no si davano pure un bacio, e probabilmente trattandosi di un cinquantino e di un quarantino e avranno anche i figlioli che la sera, qualche sera prima stavano al, a, a Piazza San Rocco no? senza mascherine in quell'assembramento signori ancora non avete visto nulla ancora non avete visto nulla io lo so come finisce ma non lo posso dire però tenete presente Tenete presente, guardate cosa sta succedendo in Brasile, guardate cosa sta succedendo in Russia. Questo virus non è stupido come coloro che stanno al governo non solo in Italia ma nel mondo. No. Questo va a tenaglia e tenete presente che in Africa ci saranno stati in tutta l'Africa sì e no 20.000 decessi. Sì e no, perché anche le cifre poi è difficile ottenerle. Quando il virus di Gigino risalirà verso nord, che secondo me poi il caldo e il freddo non c'entrano nulla. Non lo so come vi mettete, non lo so, con questi imbecilli che seguitano andare in giro, che poi sono, sono con qualche anno di più, gli imbecilli, gli imbecilli che stanno al governo. E che vi devo dire? Io più che darvi dei consigli non posso. Tutto questo succede perché? Perché quattro stati, l'Austria, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia, cioè delle scure gette, delle euro scure gette, e dai che insistono, ci dobbiamo indebitare, ci dobbiamo indebitare, i soldi li dovete restituire. Quando se avessero seguito quel discorso che io ho fatto, ma non solo io che non conto niente, ci sono meriti professori che lo fanno, di cancellare quest'anno, sganciare moneta agli stati e farla nel modo... Nel modo spagnolo, eh, inglese e eh, francese, accreditarle sui conti eh, si sarebbe risolto ogni problema, però c'era un bagunchi che diceva: ah, si sì, dice stampare moneta e distribuirla. Il paese delle meraviglie, ecco, e allora. Adesso ve becchiate l'altro paese delle meraviglie, uno che già c'è, cioè tu c'hai i depositi in banca, remunerazione zero. Fra un po' ti chiederanno pure di siccome ti faccio un servizio, un servizio tu i soldi qui ce li belli tranquilli, e eh, dice quindi tocca che mi paghi in base a quello che depositi. Cioè, signori, eh, rendetevi conto, rendetevi conto, le Valchirie ancora non le avete viste le vere Valchirie! Arriveranno a settembre, ottobre a Natale a primavera prossima. Allora sì che sentirete che schicchere che arriveranno. Guarda gli occhi, guarda gli occhi. Bollette scontate, sì sì, mo sentite. Arrivano le Valchirie!